Ehi la ciurma, io sono Mercedes e ben ritrovati qui di nuovo su Imperator Rome. Allora, facciamo un po' girare qua questo tempo perché dobbiamo raccogliere davvero parecchie truppe per prepararci ad una prossima guerra che ancora non è ben definita. Cioè, probabilmente sarà contro la Frigia, visto che è il momento migliore per andare contro la Frigia, cioè uno dei momenti migliori per cui andare contro la Frigia. Ma adesso sarà tutto da vedere. Allora, questi abbiamo degli eserciti tutti un po' a caso. Io ho cercato di mettere un po' di ordine, ma mi sa che... Allora, questi sono 8 e sono a posto, va bene. Ci mancano. Allora, i due cavalli. Questo è un cavallo. Questo è un cavallo ottimo. Andate qua. Poi, allora, ci mancano dei 5 arcieri. 2, 3, 4, 5 arcieri. Così dovremmo avere tutti e 15 i nostri elementi. E no, qua 1000 arcieri li mando qua. No, no, io volevo le navi, scusatemi. Ah, voi navi andate in là. Voi navi anche andate in là. C'è un generale di non so che cosa che è morto, adesso non riesco a capire niente perché è tutta una situazione un po' confusa. Allora, questi 15.000 a posto, loro sono a posto. Qui perché ce n'è 14.000? Ah, qualcosa non quadra qua perché... 5, 6, come 6 arcieri? 2, 3, 4, 5, 6 arcieri. Quindi questo lo spediamo qua. Questo anche lo spediamo qua. Questo lo spediamo qua. Questo lo spediamo qua. E i cavalieri dovrebbero esserci. Questi due dovrebbero essere i cavalieri di questo Stratos. E questi, se tutto va bene, dovrebbero essere gli ultimi che mancano per questo. Oh, le navi 1 e 1, 2 andate qui. E allora, rimettiamo in political map mode. Allora, qua cosa abbiamo? Abbiamo tutto? Allora, 8, 2 e 5, ottimo. Oh, navi là siamo a posto. Qua come truppe dovremmo essere anche a posto. Seleziona, vai. Le mettiamo tutte insieme. Così le facciamo trasportare tutte insieme dalla nostra flotta. Più che altro qua le nostre altre navi sono pronte. Sembra che siano tutte pronte. Quindi andate a unirvi con la... ammiraglia qua. Ti controllo le armi, inizio... Oddio. Cioè c'è il mio consorte che vuole un incarico, ma non è in grado di fare un Kaiser. Ma dice che è contento, che Kaiser gli faccio fare? Non posso metterlo a comandare un'armata perché fa schifo. C'è una flotta libera forse qua, mi sa. No. L'impazienza è una virtù del Kaiser, marito mio. Perché abbiamo tutte queste armate qua? Boh. Oh,
Oh, maritino caro, non so dove cavolo metterti. Farò come gli altri, farò una piccola navetta anche per te. Allora, questi dovrebbero essere a posto, quindi chi manca? Perché mi manca un arciere? Allora, qui chi c'è? Ah, ok, c'è un tizio che è rimasto là, va bene. E l'arciere? Mi manca comunque un arciere. E qua perché sono 11? Ah, perché ce n'era già una. No, seleziono questo. Oh, mi manca un arciere. Forse. No, questi sono dei mercenari. Boh. E niente, lo creiamo. Vai. Quale navi? Sono tutte. No, che non sono tutte, stanno ancora arrivando. Sono ancora tutte per mare. Ah, perché in pausa, stupido che sono io. Ah, c'ho un omen. Più disciplina, perché se dobbiamo andare in guerra ci converrà. Siamo comunque quasi di nuovo a posto. Oh, mia sorella mi è sleale, mio marito mi è sleale. Dai, create questa piccola trireme per mio marito, così gli faccio fare. Così si può bullare con gli amici che è comandante di una trireme del Kaiser. Allora, andate qua. A unirvi con quelle. Non posso metterlo a capo di un esercito serio, perché qua mi muore subito. Esercito. Allora, vadi. Vadi. Non sono i più forti del mondo, ma sono ancora in guerra qua in Frida, sembra di sì. Ma ha 130 coorti adesso, ha molti più soldi, perché? Come fa ad avere sia più soldi che più coorti? Non ha senso tutto ciò. Allora. Voi andate qua. E voi andate qua. Ma invece di navi come è messo? 93, ok. Oh, l'Egitto del Nord, manca un governatore. Mettiamo allora mio marito. Come si chiama mio marito? Filon e Eugarid. Che fa schifo. No, bene, neanche troppo, dai. Ok, dai. Oh, abbiamo risolto. C'abbiamo ancora una trireme sfusa adesso. Just in case. Allora. Qui. Ah, no, c'è parecchia gente che manca di comandanti qua in giro per il mondo. Allora, questo. Questo è normale, questo è normale, questo è normale. Sì, tutta gente normale.
Ci ha dato un sacco di soldi. Abbiamo qualcosa di experience decay, blockade efficiency, starting experience, national commerce income. Scusami un attimo. No, non puoi morirmi. Va bene. No, è semplicemente caduto un po'. Ma non abbiamo abbastanza per far salire la stabilità. Porca miseria. Non si è messi benissimo. Qua sta scendendo anche la legittimità. Yes. Ah, qua questi 5.000 mandali qua. Questi altri 5.000 mandali qua. E quegli altri mandali qua. Ok. Queste navi, ok, tutte insieme. Pronte in zona qua. No, questi avevo detto di muoversi qua, ma non si sono mossi, forse ho sbagliato a cliccare, probabile. Oh no, chi è che c'è morto? Il filosofo fosse. Questo è molto corrotto, non metterei questo. Sessantesimo stratos, è questo il sessantesimo stratos. Ok, buono, direi che adesso dovremmo essere abbastanza pronti. Allora, stanno finendo i soldi, hanno poca stabilità e tutto. Quindi io direi che è il momento migliore. Allora, vediamo un attimo i forti, come sono messi a forti. Questa mappa è fatta malissimo. Oh, ce n'è uno qua. Questo non è in Frigia. Hanno pochissimi forti, in realtà. Allora, questa guerra ci causerà davvero parecchie pene. Allora, intanto questa zona qua dovremmo invaderla sbarcando le truppe. Quindi ho bisogno delle mie navi là sopra. Assolutamente. Le mie navi qua in forze. E quante? Loro ne hanno 93. Abbiamo un ammiraglio molto forte comunque, quindi non dovrebbe essere problematico. Allora, con queste dovrei cercare di prendere queste isolette qua, appena possibile, perché sono tutte della Frigia. Qua, Kos, spero che prenda queste due isolette. Allora, non sarà facilissimo da gestire, soprattutto per il discorso navale. Però, allora, qua Cipro si sta espandendo parecchio, che può essere bene come può essere male, anche perché che cosa che mi interessa a me? Allora, quelle due là, ok, sono lontano da Cipro, quella non è neanche in Frigia. Quindi, ok, no problem. Io ho dei claim, tra l'altro. Appamene. Appamene. Quella là, ok, non è un problema. È il casus belli giusto. No, allora direi che questi stanno qua. Intanto devo spostare le navi fin là. Ah, quindi per la guerra abbiamo a disposizione questi 60.000 qua, questi 15.000 e sono 75. 75 e 80. E 175.000 uomini circa. Contro loro, boh, 100 qualcosa rotti? Non so dire.
È finita la guerra civile in Seleucide. Che potrebbe essere un problema per noi, però neanche troppo, dai, diciamo. Nulla, allora, questi 18.000 devono muoversi qua. Io più che altro non vorrei che Traccia o qualcun altro decida di attaccarmi mentre sono in guerra con loro. È una cosa che non posso purtroppo evitare, non posso essere certo che non capiti, però dobbiamo rischiarcela. Tripitinka, Mode Triumph Cost, Primary Culture Happiness. Ma l'aumento della popolazione non è un male. Allora, facciamo questo. Facciamo un primary culture happiness, visto che abbiamo avuto dei problemi di felicità la scorsa volta. Tribute income, cioè. A meno 50% di loyalty gain chance. Buono. Mi sembra onesto. Cioè, mi sembra molto, molto, molto succoso come cosa. Allora, direi che a questo punto siamo davvero pronti a una guerra. Ah, qua non abbiamo ancora i 368 richiesti. Queste sono le loro 93 navi. Hanno anche loro un generale livello 10. Porca miseria. Ho delle altre navi in giro. No, ho quelle sull'altro mare. Non è una situazione bellissima, e qua me la rischio davvero tutto, perché se questi mi sfasciano la flotta è un guaio non da poco. Ma io posso chiedere l'accesso a loro? Ask for military access? No. Non so se rischiarmelo, se fare altre 10 navi o 20 navi. Sono delle altre navi, va. Tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. E no, qua stanno costruendo. Vai qua che non mi dai fastidio. Riusciamo a metterlo, tra l'altro, il nostro caro. Vada con questa. Per 63% ogni mese, quindi finiremo nel 681. Forse ce la faremo dai prima della fine del gioco. Però adesso mi sa che concludiamo anche questo episodio in questo modo brusco, ma presto la sorte sarà dalla nostra. Perché hanno di nuovo tanti soldi e tante truppe? Dove li fanno i soldi?
Paflagonia, perché sono... Ah, perché Paflagonia è alleata di Cipro. Sì. Vabbè, detto questo, noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti, vi invito come sempre a lasciare un mi piace, un commento qua sotto, iscrivervi se per caso non l'avete già fatto. Buona giornata.